In questo video parleremo della tensione sessuale tra te e la tua cotta. Hai mai provato una forte attrazione per qualcuno e ti stai chiedendo se ci sia una tensione sessuale tra voi? Potrebbe essere più di una semplice cotta. La tensione sessuale si crea quando si avverte la necessità che accada qualcosa di sessuale per risolvere la tensione emotiva tra due persone. Ecco alcuni segnali da tenere d'occhio. Euforia e battito accelerato del cuore. Quando vedi la persona che ti piace, provi una sensazione di euforia e il tuo cuore inizia a battere più velocemente. Questo è causato da ormoni come l'ossitocina, la dopamina e la noradrenalina. Se senti un'intensa eccitazione quando sei con loro, potrebbe esserci tensione sessuale. Sguardo intenso. Fateci caso durante il contatto visivo. Se c'è un momento di sospensione prima di distogliere lo sguardo, potrebbe essere un segnale di interesse reciproco. Pensieri costanti. La persona che ti piace è sempre nella tua mente. È difficile concentrarsi su altre cose perché sei costantemente distratto da loro. Se li menzioni spesso anche in conversazioni che non hanno nulla a che fare con loro, potrebbe indicare tensione sessuale. Tocchi e abbracci. Osserva come ti toccano. Se mettono le mani intorno alla tua schiena o cercano di prenderti per mano, potrebbe essere un segno di interesse. Presta attenzione anche alla durata degli abbracci. Un abbraccio prolungato o un leggero tocco dopo potrebbero indicare tensione sessuale. Sorrisi e risate. Trovi tutto divertente quando sei con la tua cotta, anche se non è così esilarante. I sorrisi sono frequenti e le risate sono contagiose. Questo può essere un segnale di attrazione reciproca e tensione sessuale. Momenti imbarazzanti o flirt. Potresti notare dei momenti di silenzio imbarazzanti tra voi due. Tuttavia, l'imbarazzo non è sempre negativo. Può favorire l'intimità. Se noti sguardi flirtatiosi, sorrisi e tocchi persistenti, potrebbe esserci tensione sessuale. Ricorda che la comunicazione aperta è fondamentale. Se hai ancora dubbi, potresti considerare di chiedere direttamente alla persona che ti piace cosa prova o invitarla a uscire per scoprire se c'è una connessione emotiva e sessuale. Alla fine, solo voi due potrete determinare se la tensione sessuale è presente. Se questo video ti è piaciuto, metti like e iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornato sui nostri nuovi video.